Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati in questo nuovo video. Bene, oggi andiamo a parlare di un camper che ho trovato a un prezzo di 5.900 euro. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e direi di partire subito con il video. Ho trovato questo camper su subito.it ad un prezzo, come vi ho detto prima, di 5.900 euro. Si tratta di un rimorco alla 100 su base Ford Transit 2005 aspirato. Un camper che mi piace veramente tanto, uno dei miei preferiti e che secondo me è veramente molto bello. Dimensione veramente molto compatta, 5,80 m, 5,90 m, comunque stiamo sotto i 6 metri. Entrando abbiamo una doppia dinette mansarda. Nella parte posteriore a sinistra troviamo il bagno, armadio con la stufa, centralina del rimorco ala, cucina sulla sinistra col frigorifero trivalente, boiler eccetera. Ho studiato veramente molto bene, vari cassetti un po' in tutto il camper, e mi piace veramente tanto di questo camper, soprattutto la perlinatura, le finiture di questo camper, anche se non è un camper veramente, vi dico, è un camper di fascia economica, non è un camper di fascia alta, però ci può stare, secondo me è molto carino, ottimo secondo me questo camper per una famiglia, comunque per la classica famiglia con marito e moglie e due figli, che può andare bene questo camper, essendo anche abbastanza compatto. Allora, dalle foto io vedo che nella seconda dinette, perché vi dico che la prima non si vede in foto, ma io so che c'è una doppia dinette perché conosco molto bene questo camper. Allora, vedendo nella seconda dinette, il proprietario ha rifatto le cuscinerie, che è una cosa veramente molto buona, soprattutto perché quando uno va a comprare un camper di solito o va a rifare le cuscinerie o comunque le deve lavare, quindi averle rifatte nuove è una cosa molto buona. E altro accessorio molto importante, per alcuni può essere importante, per alcuni no, però secondo me è molto buono, che abbiamo il turbo vent nella parte superiore, quindi una cosa molto buona per il circolo dell'aria, comunque anche per i vapori e anche soprattutto per quando si cucina. Anche d'estate può essere anche molto utile, o comunque anche nella cucina abbiamo credo anche la cappa, ma comunque avere anche un turbo vent non è male. Vicino all'entrata e vicino alla mansarda abbiamo un altro armadietto, una televisione, quindi cosa molto buona, e soprattutto per lo stivaggio anche dei vestiti eccetera. Quindi abbiamo due armadi, uno nella parte dove si trova vicino al bagno e la cucina e l'altro nella parte dell'entrata, quindi avere due armadi non è male in un camper. Allora, passando un pochetto ad altri accessori, il proprietario ha installato un'altra batteria supplementare da 100 A in AGM, quindi una già la troviamo avanti nella parte della cabina, quindi nel cofano motore, e un'altra ne abbiamo dietro ai sedili passeggeri praticamente. E poi abbiamo anche un inverter da 1000 watt, quindi ottimo accessorio, soprattutto un buon inverter non è male. Ma piccolo consiglio che vi do: quando andate a installare inverter comunque abbastanza grandi, già dai 600 watt in su, scusate un attimo che si è mossa la videocamera, ho colpito il cavalletto. Vabbè, vi dicevo praticamente di andare a installare le prese sotto magnetotermico, in questo modo se salta o ci potrebbe essere un corto o qualsiasi cosa, vi va a saltare il magnetotermico. Magari aggiungete delle prese aggiuntive, mettete i magneti termici per magari fate due prese, mettete due magneti termici, uno per una cosa, non so, per un tipo di utenza e un altro per un'altra utenza, e metteteli sotto magnetotermico. In questo modo, come vi dicevo, in caso di cortocircuito o qualsiasi problema, salta il magnetotermico e non rischiate grossi problemi, quindi vi salva veramente tanto. Nella parte anteriore abbiamo i tre sedili, non si vede la foto della cabina, ma un po' conosciamo la classica cabina del Ford. Questo tipo di motore monta già il cambio a 5 marce, che è una cosa molto buona rispetto o al vecchio 4 marce o il 4 marce con overdrive, quindi avere un 5 marce è una cosa buona. Come chilometraggio ci troviamo a 120.000 km, motore 2005 aspirato, trazione posteriore, ruote singole. Passiamo un pochetto alla parte esterna. Allora, esternamente il camper sta abbastanza bene. Come accessori esterni troviamo il tendaline esterno, porta bici o scaletta per salire, non lo so perché il proprietario non ha messo altre informazioni o altre foto della parte dietro. La verniciatura originale del rimorco ala sta ancora abbastanza bene, ma in futuro uno può dargli anche una riverniciata anche tutta di bianco, o comunque se vuole mantenere i suoi colori
po' riverniciarlo, però ci vuole molta più pazienza. E per il resto, come vi ho detto, è un camper molto bello, mi piace veramente tanto, come vi ho detto prima, è uno dei miei camper preferiti e comunque per questo prezzo ci può stare. Una cosa molto particolare che vi dico di questo camper, che altri camper sì ce l'hanno ma non tutti, ma in particolare questo, che è il Rimorco Ala 100 o anche la versione 130. Nella parte della dinette, quindi nella prima dinette, ha la finestra scorrevole che, soprattutto nella sosta libera, come vi ho spiegato, che se vi siete persi il video sulla sosta libera, ve lo lascio qui. E è una cosa veramente molto comoda. Quindi, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e questo camper vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi, condividete questo video con amici e con chi vi pare. E ci vediamo domani con un altro video. Ciao e a domani!